Salve a tutti, sono qui a presentarvi lo storytelling realizzato da alcuni docenti dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack durante la formazione Storytelling con Scratch 2018. Buon divertimento! Ciao, sono Alessandra. Credo che nel nostro lavoro sia necessario partecipare in prima persona ai cambiamenti dei metodi di insegnamento e comprendere di conseguenza quelli di apprendimento dei nostri alunni, tra cui il coding e il pensiero computazionale. L'esperienza laboratoriale è stata caratterizzata dalla continua scoperta. Ho potuto animare vari personaggi, raggiungendo di volta in volta un obiettivo differente. Esercizi sotto forma di gioco che affascinano, in sintesi, apprendere divertendosi. Il pensiero computazionale è sicuramente un approccio nuovo ai problemi e alla loro risoluzione, dove al centro c'è una programmazione, ma contemporaneamente una scoperta continua. Potremmo definirlo un approccio logico-creativo, per affrontare le varie difficoltà. Ciao, sono Angela, insegno alla scuola dell'infanzia. Ho deciso di iscrivermi a questo corso perché penso che sia interessante e produttivo introdurre il coding nella scuola dell'infanzia. Ho vissuto l'esperienza laboratoriale con entusiasmo e voglia di apprendere. La pratica immediata mi ha permesso di memorizzare più facilmente i concetti presentati. Il pensiero computazionale permette ai bambini, anche della scuola dell'infanzia, di sperimentare in modo attivo nuove modalità per cooperare, sviluppare la creatività e imparare, soprattutto li aiuta ad elaborare procedimenti creativi per la risoluzione di problemi e sviluppare nuove idee utili per il raggiungimento di scopi prefissati. Ciao, io sono Barbara e insegno le discipline dell'ambito linguistico alla scuola primaria Anna Frank. Mi sono iscritta al corso per migliorare le mie capacità informatiche e imparare nuove metodologie didattiche, soprattutto perché mi sono resa conto che mai come oggi bisogna stare al passo con i tempi. L'esperienza laboratoriale è stata davvero interessante e molto divertente. Ho cominciato già a tentare di mettere in pratica con gli alunni alcune cose che ho imparato, anche se mi rendo conto che ho ancora molta strada da fare. Il pensiero computazionale deve essere sviluppato e migliorato costantemente per affrontare e risolvere al meglio i problemi quotidiani che ogni individuo si trova a dover risolvere, dalle piccole alle grandi difficoltà. Ciao, sono Claudia e sono un'insegnante della scuola dell'infanzia Leonetto Tintori. Mi sono iscritta a questo corso per ampliare le mie conoscenze informatiche, ma soprattutto perché è consapevole che per avere una scuola innovativa è indispensabile aprirsi a nuove modalità di insegnamento. L'esperienza laboratoriale è stata molto interessante e altrettanto divertente. Sicuramente uno dei punti di forza del pensiero computazionale sta nel riuscire ad arrivare alla soluzione di problemi procedendo per tentativi ed errori. Il coding è lo strumento che ci aiuta a pensare meglio in modo creativo, consentendoci di affrontare un problema un pezzettino per volta ed arrivare pian piano alla sua soluzione. Ciao, sono Francesca. Mi sono iscritta a questo corso perché non si tratta di un semplice corso di informatica, ma è un corso che introduce al coding e al pensiero computazionale. Mi piace approfondire questo argomento, visto che ancora oggi non è molto conosciuto nella scuola dell'infanzia. L'esperienza laboratoriale è stata molto positiva perché ho potuto sperimentare immediatamente ciò che ho appreso. Il pensiero computazionale è un processo mentale che permette ai bambini di trovare soluzioni e risolvere semplici problemi.
I bambini diventano soggetti attivi e imparano divertendosi. Il coding e il pensiero computazionale possono essere utilizzati anche dai bambini della scuola dell'infanzia. Salve, sono Gloria e mi occupo attualmente del sostegno alla scuola primaria Anna Frank. Mi sono iscritta al corso perché mi affascinava l'idea di poter risolvere situazioni complesse tramite item semplici. Una cara collega mi aveva parlato del coding come di qualcosa di utile, attuale e soprattutto divertente, e ho voluto mettermi in gioco anch'io. Purtroppo sono mancata alle prime lezioni, ma appena ho iniziato sono subito riuscita a seguire il filo del discorso, divertendomi, seppur dopo tante ore di lavoro. Dove non riuscivo subito da sola, mi sono state d'aiuto delle colleghe e soprattutto il nostro tutore, il collega Vincenzo Sellitto. Devo dire che è stata un'esperienza gioiosa da continuare. Non ho avuto molto tempo e modo per approfondire la teoria del pensiero computazionale, ma ho avuto un buon approccio pratico che me lo ha fatto molto apprezzare. Ho imparato a programmare divertendomi ed ho compreso che offre grandi opportunità didattiche e pratiche. Il poter segmentare un problema di per sé complesso lo rende meglio affrontabile ed accresce l'autostima di colui che apprende. Mi sono iscritta al corso perché conscia di essere carente in alcune aree del processo insegnamento-apprendimento. Sono giunta alla consapevolezza che, nella scelta della formazione, occorra superare la naturale inclinazione verso tutte quelle pratiche didattiche che ci sono più congeniali, per dedicarsi a quelle che ci sono più ostiche. Mi sono sempre espressa avvalendomi di una preparazione pedagogica incentrata su una sfera emozionale ed empatica, ma mantenendo, mio malgrado e anacronisticamente, un'avversione verso tutto il mondo dell'informatica. Ho scoperto lo scorso anno da autodidatta il pensiero computazionale senza l'uso del PC e la sua applicazione con i bambini e ne sono rimasta affascinata. Tutte le strade percorribili, se ben bilanciate, concorrono a formare un pensiero critico attraverso svariati problem solving, siano essi filosoficamente teorici come quelli metacognitivi o pragmatici come quelli affrontati in questo corso. Ora ci vuole solo la fatica, da parte mia, dell'esercizio affinché divenga uno strumento come tanti altri, da applicare all'occorrenza, con la semplicità di un gioco accattivante. L'aspetto laboratoriale del corso mi ha permesso di sperimentare e accettare le difficoltà iniziali, proprie dei principianti. Mi sono sentita supportata e seguita come allieva e al contempo collega. Un tutoraggio, devo dire, davvero esemplare. Tutto il meccanismo che sovrintende qualsivoglia ragionamento passa per una sorta di pensiero computazionale, che purtroppo non di sovente viene esercitato e insegnato. Ci permette di formulare ipotesi, calcolare percorsi e infine vagliare scelte. Ciao, sono Isabella. Mi sono iscritta al corso per arricchire ed accrescere le mie competenze multimediali e per acquisire nuove metodologie e strategie didattiche. Punto di forza del corso è stata la fase pratica-operativa, successiva alla parte orale ed illustrativa, che mi ha permesso di estendere la visione del concetto di pensiero computazionale ad un mondo più ampio e ad un suo impiego in molteplici frangenti. Ho vissuto l'esperienza laboratoriale in maniera positiva e divertente e questo mi ha consentito di superare le difficoltà relative al concetto computazionale, grazie anche alla competenza del nostro tutor che ci ha sostenuto nei momenti di incertezza e perplessità. Ritengo che sia importante sviluppare la fantasia, la creatività e la capacità di decifrare situazioni problematiche attraverso il gioco. Quest'anno ho suggerito alla classe un semplice ed iniziale approccio a questo tipo di progettazione ed è emerso il concetto che sbagliando si impara e ci si diverte nel pensare e nel creare percorsi attraverso un iter di pensiero logico per elaborare e risolvere problemi e, di conseguenza,
costruire strutture utili a tutto l'apprendimento, una sorta di supporto al consolidamento del concetto di resilienza e problem solving, per imparare a gestire e ad approcciarsi alle situazioni inaspettate da risolvere. Ciao, sono Letizia e insegno alla Scuola dell'Infanzia Leonetto Tintori. Mi sono iscritta al corso per potenziare le mie capacità informatiche con un metodo nuovo, soprattutto per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia. Prima di iniziare il corso ho visualizzato alcuni video dove sono stati realizzati progetti utilizzando come strumento didattico il coding. Ho trovato molto interessante questo metodo per sviluppare la logica, per consolidare concetti topologici come destra e sinistra e per approcciare il bambino alla matematica. Il tutto sotto forma di un gioco di squadra che vada a crescere l'importanza del lavoro cooperativo. Gli incontri sono stati molto piacevoli e interessanti. Alcune volte mi sono meravigliata e divertita, come un bambino quando sperimenta un gioco nuovo. Il pensiero computazionale cerca di sviluppare la capacità di risolvere un problema pianificando una strategia. Questa sicuramente è un'abilità che ne racchiude tantissime e pertanto di notevole importanza per saper affrontare la vita quotidiana. Ciao, sono Lucrezia e insegno alla scuola primaria Margherita Hack. Mi sono iscritta al corso per migliorare le mie capacità informatiche e anche per capire come stanno cambiando i metodi di insegnamento e di apprendimento a partire dalla scuola primaria. Ho vissuto l'esperienza in maniera positiva e divertente grazie al nostro tutor Vincenzo Sellitto. Parliamo di pensiero computazionale, ovvero di un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. Con il coding bambini e ragazzi sviluppano il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare, ma programmano per apprendere. Ciao, sono Maria e insegno le discipline dell'ambito linguistico alla scuola primaria Margherita Hack. Mi sono iscritta al corso per migliorare e ampliare le mie conoscenze multimediali e per apprendere nuove metodologie didattiche. Anche se quest'anno non sono riuscita a proporre alla mia classe attività di coding, perché non mi sento ancora abbastanza sicura, ritengo di aver superato diverse difficoltà in tema di nuove tecnologie e sicuramente il prossimo anno metterò in pratica insieme ai miei alunni ciò che ho imparato. L'esperienza mi è piaciuta moltissimo, soprattutto per l'aspetto laboratoriale che ha caratterizzato i vari incontri, i quali sono stati per me piacevolmente istruttivi. È stato molto interessante mettere in pratica subito le conoscenze teoriche apprese e costruire passo dopo passo la progettazione di un percorso e osservare con un po' di orgoglio il lavoro finito. Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro, la capacità di fare delle scelte per risolvere problemi piccoli e grandi. Mi sembra opportuno iniziare a sviluppare queste capacità nei bambini per abituarli ad un lavoro sistematico di progettazione.